Ciao Davsim, l'ennesimo show di Spalletti rischia di essere decisivo, determinante e conclusivo su questa vicenda, perché non so cos'altro si possa dire onestamente. Parto con il dire che per la prima volta Spalletti mi è piaciuto e mi sono trovato in buona parte d'accordo con lui. Finora sono sempre stato scettico nei suoi confronti perché appena prendeva la parola iniziava a darmi fastidio, a provocarmi pruriti vari. Perché un po' non lo sopporto, un po' secondo me, anche quando parla e dice determinate cose, lo fa più per difendere la sua posizione che non per cambiare veramente le cose, per mettersi veramente in gioco e risolvere le problematiche. Parliamo ovviamente del caso Icardi, di quello che Luciano Spalletti ieri 31 marzo, proprio per chiudere in bellezza il mese negli ultimi minuti, a Sky Calcio Club, come sempre, per l'ennesima volta ha avuto da dire. Cioè, per l'ennesima volta, perché si è trattata dell'ennesima, diciamo così, comparsa di Spalletti, anzi più che comparsa un vero e proprio show davanti ai microfoni di Sky con Caressa in studio e tutti quanti gli altri. Allora, quello che ha detto è stato fondamentalmente che è umile. La parola che più riecheggia è umiliante. Spalletti ha detto è umiliante, umiliante mediare per vestire la maglia, è umiliante che Icardi debba avere un mediatore, cioè il suo avvocato, l'avvocato Nicoletti, che aveva fatto una piccola polemica nelle ore precedenti Inter-Lazio, per andare a fare quello che è il suo lavoro, cioè giocare, ma soprattutto vestire la maglia. Quindi Spalletti fa riferimento alla maglia per, secondo me, stuzzicare i tifosi. Poi ha detto che Icardi non è decisivo, e qui ha espresso un giudizio tecnico su Icardi, secondo me molto molto pesante. Ha detto: i giocatori che cambiano le partite sono Messi, Cristiano Ronaldo e ben pochi altri, come a dire: tu stai buono al posto tuo perché non sei tutto questo campione che pensi di essere, che senza di te l'Inter cola a picco, oppure diversamente con te l'Inter riesce a ottenere chissà quali risultati. E lo ha detto anche in termini storici, cioè Spalletti ha addirittura affondato proprio il dito nella piaga dei lunghi anni dell'Inter fuori dall'Europa, e ha detto: per quanti anni l'Inter non è andato in Champions? 6, 7? C'era Icardi. E questa è stata una frase meravigliosa, nel senso che meravigliosa pur nella sua drammaticità, perché va veramente a stuzzicare quella che è la storia recente dell'Inter, soprattutto i tifosi direi, ma anche proprio la società. Infatti da questo punto di vista va detto subito che Spalletti con queste dichiarazioni è andato sicuramente fortemente contro Icardi, ma è andato anche contro la società, perché chi è che sta facendo la mediazione? Solo Icardi o anche la società? Anche la società, con Marotta che prima della partita aveva appunto detto che ho grande stima dell'avvocato Nicoletti, ma è fantacalcio pensare che possa ricevere lui la comunicazione prima di tutti gli altri su chi siano i convocati, perché c'era stata questa polemica. L'avvocato Nicoletti che si è lamentato, essendo il mediatore di Icardi, di non aver saputo in anticipo che Icardi non sarebbe stato convocato per la partita contro la Lazio. Giustamente non hai tutto questo diritto di saperlo, sinceramente, e quindi c'è anche la società di mezzo tirata in ballo da Spalletti. Infatti molti dicono serenamente: vabbè, Spalletti lo cacciano, Spalletti lo mandano. Però io vi dico anche un'altra cosa: probabilmente Spalletti sa già di andarsene, forse è lui che se ne vuole andare. E per questo si è tolto queste belle pietre grosse, più che sassolini, da dentro le scarpe. Perché dice: tanto, persa per persa, con una stagione che alla fine per inerzia in Champions ci andiamo. Questa probabilmente è l'idea, forse neanche troppo sbagliata, da parte dell'Inter, dell'ambiente Inter. A questo punto dico le cose come stanno. E ha tutelato anche se stesso dicendo: sono 22 anni che faccio l'allenatore e sono 22 anni che ho il rispetto, non mi viene la parola, non ha parlato di rispetto, ha parlato di credibilità, ecco, esattamente, forse ha detto credibilità, dei miei giocatori. Quindi io non ho bisogno di fare questo per avere la credibilità, è una questione di disciplina, ha detto. Icardi non ha la disciplina, non ha dimostrato la disciplina, per come si è comportato devono giocare gli altri, però per come si sta comportando di recente alla prossima sarà convocato. Quindi ha annunciato, e comunque Icardi alla prossima sarà convocato, però fondamentalmente ha detto che ci sta o non ci sta non cambia niente, e questa diciamo è la cosa poi fondamentale. Quindi benzina sul fuoco più che acqua a spegnerlo, e allora la situazione è tutt'altro che risolta. Però
Ripeto, da tifoso ovviamente non interista, ma da appassionato di calcio che ha seguito anche altre tappe intermedie di questa vicenda, onestamente non posso che dar ragione a Spalletti. Poi i modi di Spalletti a me non piacciono. Può essere anche considerato, se vogliamo, un autogol che lui si sia scagliato in questi termini anche contro la società, perché poi qualche ripercussione la potrà avere. Però è un po' come se avesse detto qua, l'unico sveglio sono io. Cioè, tutti voi che cosa state facendo in tutta questa situazione? C'è un giocatore che si è comportato male, a tratti malissimo, e dobbiamo star qui a fare questi teatrini. Se l'è presa molto anche con i giornalisti per l'ennesima volta, è entrato quasi in polemica diretta e personale con Caressa. E questo io non lo accetto, non lo posso considerare come rispettoso, per quanto non abbia grande stima di Caressa, ma appunto è una questione di rispetto dei ruoli. Non puoi fare anche un po' il buffone, tra virgolette, se mi passate il termine, tu Spalletti, nel momento in cui sei attore pure tu della vicenda, quindi non ti puoi ergere a giudice a dire come gli altri la raccontano. Fai il tuo, fai l'allenatore, e direi che con queste dichiarazioni l'ha fatto meglio che in tante altre situazioni. Come la pensate? Che cosa dite? Il mio è soltanto un piccolo e modesto punto di vista in una situazione che sicuramente sta suscitando tantissimo dibattito, tante opinioni disparate tra di loro, e quindi è ovvio che è difficile trovare un punto di congiunzione, e anzi una linea di congiunzione e un punto, diciamo, di incontro tra tutte queste opinioni, però proviamoci. E allora mi aspetto un buon dibattito qui sotto e sono curioso di sapere voi come la pensate su questa uscita di Spalletti e sulla situazione Inter a questo punto, alla luce di quello che Spalletti ha detto. Ci vediamo allora nei commenti. Passate in descrizione per seguirmi sui social, soprattutto su Instagram. Mettete like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate anche la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video. A presto e sempre Forza Juve!